Giorgia Meloni, secondo certi rumor, avrebbe intenzione di demolire Lega e Forza Italia. Ma quali sono i suoi veri obiettivi? Le indiscrezioni che circolerebbero all'interno della maggioranza sono chiare. L'obiettivo della Meloni sarebbe quello di trasformare il governo in una specie di monocolore Fratelli d'Italia. Il partito di maggioranza prenderebbe tutte le decisioni e gli altri si ridurrebbero in sudditi della presidenza del Consiglio. Annientare Forza Italia e Lega servirebbe a Fratelli d'Italia per raggiungere un traguardo preciso: arrivare alle elezioni europee 2024 superando il 30% e lasciando le briciole ai due partiti di centrodestra. Una volta raggiunto questo obiettivo, il partito FD avrebbe la possibilità, nella seconda parte della legislatura, di tenere le redini del comando più di quanto non faccia oggi. La più probabile conseguenza di tutto questo sarebbe la minaccia delle elezioni politiche anticipate. Sempre secondo i rumor, Lega e Forza Italia sospetterebbero qualcosa. Pare abbiano intuito il programma di Meloni e cercano di reagire come meglio possono. Per assicurarsi un po' di visibilità a livello di opinione pubblica, vanno a caccia di qualsiasi dossier o documento che faccia emergere differenze tra i partiti. Cercano di creare tensioni ma senza esagerare. Tutto questo rischia di amplificare le contraddizioni all'interno dell'esecutivo, in vari contesti: riforme, interventi di natura economica, politica estera. Le elezioni regionali in Lombardia e Lazio, 12 a 13 febbraio, giocherebbero un ruolo chiave in questo ambito. Se Fratelli d'Italia uscisse rafforzato politicamente, sia in Lombardia sia nel Lazio, il processo spingerebbe sull'acceleratore. Anche le tensioni all'interno del governo, però, aumenterebbero. Il 15 gennaio scorso, in occasione del 46esimo compleanno di Giorgia Meloni, la Premier ha ricevuto una telefonata. Gli auguri di Silvio Berlusconi sono arrivati puntuali, insieme alla promessa di incontrarsi presto, per chiarire incomprensioni, sospetti, veleni. Tuttavia, il clima di circospezione reciproca è stato testimoniato da un messaggio, quello di Antonio Tajani, vice premier azzurro, concordato con Berlusconi. Tajani, in breve, ha ricordato che nessuno può dubitare del sostegno, determinato e leale, di Forza Italia al governo di centrodestra. Un governo eletto liberamente dai cittadini italiani. Il 16 gennaio, in videocollegamento con l'evento elettorale di FD per le regionali in Lombardia, la Meloni ha inviato un messaggio agli alleati di governo. Un messaggio forte e chiaro rivolto a Lega e Forza Italia, in reazione ai malumori all'interno della maggioranza, per la decisione di non prorogare lo sconto sulle accise. Per ottenere risultati, il governo ha bisogno di 5 anni. La Meloni spera di avere questo tempo a disposizione, malgrado i tentativi dell'opposizione e non solo, di metterci i bastoni tra le ruote. Fino a che punto il presunto piano della Premier Meloni potrà agitare il centrodestra? Cosa ne pensate? A voi i commenti! Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti! Seguici anche su Telegram per ricevere le notifiche in tempo reale. Trovi il link in descrizione.